Eccoci qua, la Formula 1 arriva a Marina Bay. Benvenuti a tutti voi che ci seguite da casa e preparatevi a una gara scoppiettante nelle roventi, ma bellissime strade di Singapore. Il circuito cittadino di Marina Bay ha 23 curve, 13 a sinistra e 10 a destra, per un totale di 5 km, attraverso i luoghi principali del centro di Singapore. Qui la velocità media sul giro è di circa 170 km orari. È qui con me Luca Filippi, pronto a darci le ultime notizie sulla gara di oggi. Iniziamo con un commento su Sergio Perez. Come sempre, la scarsa affidabilità è una minaccia reale. E oggi parte da quella posizione per un cambio alla Power Unit. Non sarà facile tornare davanti da lì. Prima o poi tutti in carriera si misurano con penalità o problemi di affidabilità della monoposto. Il dolore va sopportato per concentrarsi sul lavoro da svolgere. In questa gara non serve un miracolo che riporti la macchina dove dovrebbe essere, ma bisogna solo limitare i danni. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Valtteri Bottas parte dalla pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. E ora vediamo il resto della griglia. Norris, Leclerc, Carlos Sainz. Leclerc in seconda fila. Niente, Verstappen continua a fare fatica enorme sul gioco. Devono sistemarle queste cose però. Fernando Alonso, Tsunoda, Ocon, Antonio Giovinazzi. Non so neanche in che posizione partiamo, credo ultimo, non ho visto. Mazepin, magari con qualche penalità. E Nicolas Latifi, il pilota proprietario. 19esimi. Ha preso una penalità in griglia di partenza. Mick Schumacher e Daniel Tictum. Ci siamo, è tempo di correre. Dirigiamoci in pista e godiamoci la partenza. È giunto il momento di scegliere la strategia. Allora, viene a piovere nel finale. Voi non lo vedete, ma sotto la mia facecam c'è la nuvoletta con la pioggia, anche tanta pioggia. Per la prima volta la CPU ci propone di partire in gialla. E io cambierei questa cosa. Partiamo in rossa, fottiamo il sistema. Facciamo così. Allora, facciamo 15 giri con la rossa. Ne facciamo 30 con la gialla, magari anche meno. Poi mettiamo la rossa ancora. E poi metteremo la fine, vabbè, per forza. Una, due, tre soste per forza, dai. Facciamo così. La benza qui possiamo anche partire un po' più scarichi. O potremmo addirittura fare rossa, rossa. Ma forse è ancora meglio rossa, rossa, gialla, ragazzi. Tipo una, secondo me questa è perfetta. Ok, facciamo rossa, rossa, gialla. Sapendo che poi tanto nel finale la gialla non la stireremo in quella maniera. Perché a un certo punto verrà a piovere. Quindi facciamo così. Ci siamo. Sui motori. Ha pattinato tanto. Ma dove va Kimi? Partenza un po' strana. Ma tutto è il fatto che c'è una Red Bull qua dietro. Attenzione a Perez che si fa subito vedere. Entriamo aggressivi all'interno su Russell, bene così. Porca troia, troppo aggressivo così. Vabbè dai, flashbecchiamolo tu, a freddo ci può stare. Sì, dai, flashbecchino. Troia.
Tanto sono iniziati i pit stop. Come vedete siamo passati in P10. E dietro c'è addirittura Lewis Hamilton. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Le gomme sono finite, ma dobbiamo farci ancora almeno un paio di giri. Che troia. Posso anticipare il giro 14, quello sì, ma non prima. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Cerchiamo di attaccarci a Lewis per arrivare a Tsunoda, vediamo se è possibile. Catroia. No, non è possibile. Anche perché lui è già arrivato. Antipatica questa entrata in box. Ciao, oh, Donald on Twitch, benvenuto. Benvenuto Economics, benvenuto Zekox, benvenuto Jumpy, benvenuti ragazzi. Dai. Ovviamente usciamo praticamente in fondo, ma Perez che problemi ha avuto che è ventesimo? Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Adesso chiaramente siamo finiti dietro a tutti quelli che sono partiti con gomma gialla che devono ancora fare il pit stop. Dovranno farlo entro una decina di giri al massimo. Forse anche meno. E giro veloce, è incredibile. Il nuovo miglior tempo della gara. Ci stiamo mangiando Vettel lì davanti. Poi c'è un bel trenino lì davanti, non è solo Vettel, attenzione. Adesso ok, provare a superarli, ma con molta delicatezza, perché non dobbiamo rischiare troppo. Ecco appunto. Il problema è che c'era anche Vettel il DRS. Si mette pure in mezzo. Dobbiamo essere un po' prepotenti però. Scusa Seb. Bella mossa, ben fatto. Sì, io non capisco dove cazzo posso passarlo, Dictum. Mi sta rallentando tantissimo così. Ci proviamo qua, ma ci proviamo. Stiamo sfruttando il boost della gomma rossa in questa fase. Vedere pioggia tra 10-15 minuti. Ottimo. Se arriva così presto neanche la gialla mettiamo. Oh, bravo, hai box. Attenzione, davanti Kimi sbinna. Anche Schumi hai box. Anche Tsunoda hai box. E prendiamo la posizione su Tsunoda, è un mega undercut su Tsunoda. Questo è molto importante.
il Kimi esce molto lento, ci fa alzare il piede. C'è una differenza importante qui di velocità. Non capisco se Giovi deve ancora fermarsi o no, però cerchiamo di superarlo in pista. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 25,5 secondi. Ok, bel sorpasso. Comunque lì davanti hanno 17 secondi di vantaggio. Direi che più di questo non possiamo fare. Peccato perché siamo in P11, quindi siamo i primi tra quelli che non vanno a punti. Una nuova strategia disponibile sul DMF. Ricevuto, va bene. Il distacco dalla vettura che ti precede è 17,6 secondi. A questo punto può fare la differenza la pioggia. Previsioni del tempo. Pioggia prevista tra circa 10-15 minuti. Troppi. Le da asciutto sembrano le più indicate per ora. Guarda che c'è un Gasly che esce dai box. Attenzione, contatto, si gira Gasly. Occhio, vediamo. Aspettate, proviamo a rivederlo. Sicuramente ci siamo toccati, penso che si sia girato da solo. Bello mio, alzi il piede. Io un po' di spazio devo pure lasciare, non posso andare a curva a largo. Aspetti la pioggia prima di andare al box. No. Anticipo la sosta adesso, probabilmente. Siamo in zona punti, eh. Non aspetto la pioggia perché non voglio fare gli errori che ho già fatto nelle scorse gare, ovvero quello di tirare la gomma finché la pioggia non arriva, poi la pioggia arriva più tardi del previsto, e noi nel frattempo perdiamo un botto di tempo, questo vorrei evitarlo. Distacco dall'auto davanti, 14,0 secondi. Attenzione perché c'è altra gente in box. E Alonso? Vediamo un po' se riusciamo a prendere anche Alonso. No. Stai perdendo un secondo a giro sulla vettura che ti segue. Ripeto, un secondo. E invece forse sì. Ma stavolta giriamo più larghi. E prendiamo la posizione anche su Fernando Alonso. Previsioni del tempo. Previsioni del tempo. 5 minuti alla pioggia, ripeto. Ah! Alla pioggia. Beh, 5 minuti. Sembrano le più veloci, però. Cambia tutto. Guarda che botta che mi dà. Tanto abbiamo superato anche Esteban Ocon ai box. Solo che adesso ci serve pioggia, ci serve urgentemente la pioggia. Perché io queste gomme ho altri 2-3 giri, poi veramente giriamo sui cerchioni. Resistiamo, cerchiamo di tenerla in pista con ste gomme finché non è tempo di intermedie. Sperando che arrivi presto, perché già i miei tempi sono crollati. Guardate Alonso come è andato via e guardate dietro che trenino si sta formando. Urge un cambio gomme. Hamilton è fuori dalla gara, attenzione. E darci una safety car una volta buona. Però buono, guadagniamo un'altra posizione. Attenzione. Ci toccano da dietro, ci tocca Vettel.
Iniziano a bussare. Serve la pioggia, ragazzi. Io non vedo ancora gocce. Previsioni del tempo. Fai attenzione alle condizioni meteorologiche. A breve arriverà la pioggia. Asciutto sembrano le più veloci per ora. Sì, ma qui serve un monsone, non una pioggia. Ragazzi, siamo al giro 29, però non posso mollare. Non posso fermarmi adesso. Il problema è che più vado avanti e più rischiamo di sbinnarla. Box, rientriamo in questo giro. Non posso, Alex, non posso. Adesso sto veramente lottando per non metterla nel muro, vi dico la verità. Facendo veramente tanta fatica. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 20,5 secondi. Guardate le gomme come sono rovinate. Si vede anche a occhio. Le condizioni delle gomme sono buone, non preoccuparti. Vabbè, faremmo a sentito. Previsioni del tempo. Questa pioggia leggera potrebbe... Ah, è iniziata. Le gomme come leggera. Sembrano le più veloci per ora. Eccola la pioggia, eccola. Speriamo che si bagni in fretta. Adesso è la parte più difficile, ragazzi, perché abbiamo praticamente gomma completamente finita e la pista diventa viscida. Dobbiamo resistere questi 2-3 giri finché non diventa da intermedie. Sperando che siano 2-3 giri e non di più. A 8 secondi. Davanti si stanno già fermando i box, attenzione. Vediamo cosa monta Verstappen. Pronti a intervenire. Sì, ma piano qua dietro. Oh, che cazzo, dove passi? Stanno fermando tutti. Non capisco cosa stanno montando. Vediamo. No, stanno montando. Ma sono matti, raga. Stanno montando la gialla adesso. Vabbè. Ma Diego, adesso ti leggo. Ma se faccio una sosta in più, faccio la fine di quelli davanti. Perdo solo tempo. No, l'ho capito che è una critica costruttiva. Però adesso non ha senso, perché se io faccio la sosta, perdo tutte le posizioni che ho guadagnato e non le riprendo più. Se io resto davanti, qui in una pista dove è difficile superare, poi tra poco la sosta la dobbiamo fare tutti insieme. Quindi restano dietro. Certo, non posso andare avanti ancora tanto, nel senso che se entro 2-3 giri non si fa il cambio gomma, io devo farlo per forza. La situazione non è ideale, ma non c'è motivo di cambiare le gomme. No! Che palle, dai, quanto mancherà? Un giro o due? Oh, c'è questo qua. Porca troia, no, siamo all'esterno. Oh, mi manda a muro. Mamma mia, ragazzi, sportellate dure qua, eh. No, assolutamente no. Tu no, bello mio. Partita l'ala davanti. Sì, ma comunque follia, cioè. Riduci la velocità. Oh, safety car in pista. Penalità, rallenta immediatamente. La rischio, raga, la rischio. Ho preso una decisione così, potrebbe essere un rischio enorme mettere le gomme intermedie. Gli altri mettono le gialle ancora.
non dare gas. È un rischio gigantesco, ragazzi, gigantesco. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Perché se poco poco quando rientriamo in pista, la pista, cioè quando riparte la gara, la pista non è bagnata, io ho buttato via la gara, letteralmente. Previsioni del tempo. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Non mi dico così, le prego. Ah, e poi qui c'è sta cosa simpatica per cui i doppiati non si sdoppiano. Però a noi ci ha doppiato solo Bottas in realtà, quindi... Quindi mo che diavolo succede, scusate? Eh no, così siamo incastrati. Sì sì, no, finché c'è safety car va bene. Il problema è che io spero che in tre giri questa pista si bagni, perché mo sta piovendo dal giro 27 o 28, cos'era? Comunque sta piovendo, no, forse 30. Comunque sta piovendo da un bel po'. Come stiamo con la benzina? Ne abbiamo, sì sì, ne abbiamo. Che poi raga, ma sta safety car, che safety car è? Cioè io non posso superare nessuno a parte Perez. Cioè paradossalmente sono incastrato dietro Bottas, perché io posso superare solo Perez e volendo Russell. Da tutti gli altri praticamente... Oh vabbè, stranissima sta safety car. Siamo stati sfigati a farci doppiare da Bottas. Che poi per quale motivo il capofila dovrebbe essere Russell? Vabbè. Previsioni del tempo. Questa pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo. Le gomme da asciutto sembrano le più palle per ora. Cioè, se rientro in box, raga, divento veramente ultimo. Accodati agli avversari, stai restando. Oh, oh. Ricorda che la distanza dalla vettura Ciccio o inferiore a 10 auto. Stiamo scherzando? Siamo in regime di safety car, non sono... Forza, forza, dai, mi tocca vedere. Che mi tocca vedere. Previsioni del tempo. Nei prossimi 15 minuti la pioggia non farà altro che peggiorare. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Che palle però. Previsioni del tempo, dimmi qualcosa di diverso, ti prego. Le previsioni indicano che la pioggia sarà più forte nei prossimi 15 minuti. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Accelera un po' per... Oh, ancora! ...una distanza massima di 10 auto dalla vettura che ti precede. Previsioni del tempo. Nei prossimi 15 minuti la pioggia non farà altro che peggiorare. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Niente raga, safety car rientra in questo giro, abbiamo buttato la gara. Però mi sento di dire che onestamente, cioè queste non sono condizioni da asciutto, non è possibile che la pista dopo 10 giri di pioggia ancora non si sia bagnata. Che cazzo di gioco è? Tutta esperienza ragazzi, vuol dire che anche sulla pioggia da oggi in poi si corre con le slick. Avrei voluto saperlo prima, adesso lo sappiamo. Poi si riparte in sta maniera strana, per cui... Bandiera verde. Che devi fa? Bandiera blu. No, pure la bandiera blu, mo ci mancava la bandiera blu. Ma Vettel non è bandiera blu, raga, ma... Cazzo, succede. Dai, la Ferrari, la bandiera blu, forza, forza. Forza, passa. Passa pure tu. Chi è questo? No, tu no. Tu no, tu sì, anzi, pure tu, dai. Previsioni del tempo. Le previsioni indicano che la pioggia sarà più forte. Ma è bagnata adesso! È bagnata! Siano le gomme migliori adesso. Oh! Questa è già una bella notizia. Siamo al limite con le asciutte, adesso devono fermare... Teniamole in pista però, non ci eccitiamo troppo che... Sono comunque condizioni al limite queste. No! No, 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 raga!
Ma come 5 sono di penalità? Questo che mi gira. Zio. E allora? Che cazzo? Manica di... Nei prossimi 15 minuti la pioggia non... Guarda questo! Ok, il distacco... Allora! 5,4 secondi. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Oh! Ma che è l'autoscontro? No, ma che è? Ma che è burnout? Ma dove devi andare? Dove cazzo devi andare? Ma dove cazzo devi andare? Io non ho parole. Io non ho parole. Io non ho parole. Fammi vedere come sta il veicolo. La penalità pure. La penalità pure. Ma ci rendiamo conto? State zitto, Alex. Ma la macchina sta anche benino. Benino, vabbè. A me mi rode il culo per la penalità, più che altro. Quello sì. Ecco. Daniel è rientrato. Tutti fenomeni. Bravi. Bravi. Tutti fermi, mo. Non la tengo. Come faccio a essere solo 17esimo? Erano tutti doppiati, no. Mo devo farmi doppiare di nuovo. Tanto con l'assetto da asciutto è il delirio qua. Crediamo che il sottoscocca sia un po' rovinato, ma niente di serio. Non ce la faremo mai andare a punti, è una maledizione. E a me sembra passato un'eternità, pensate che siamo ancora a metà gara, praticamente. Bandiera blu. Ma non me la dà quando sono così lontani la bandiera blu. Forza, passa. No, tu no, Perez. Tu no. E me viene addosso. Mamma mia. Non cercare il duello con la vettura dietro di te. Lasciala passare. Il distacco dalla vettura dietro di te è 20,8 secondi. Comunque non è possibile che appena entra la safety car qui diventa la Royal Rumble. Ho capito perché non entra mai. Ma questo lo fa passare, forza, passa. Io non capisco più in che posizione sto, dove sto, con chi sto in gara e con chi no. Passa. Sì, ma io non posso andare addosso al muro per farvi passare però, Oh. Bandiera blu, crea... Non ci sto a capire niente, raga. No, la Tifi no. La Tifi non deve passare. Perché ho ricevuto la penalità? Formalmente perché ho ignorato la bandiera blu, ma tutto questo nasce dal fatto che in safety car non ti fa sdoppiare, non si capisce più chi è che è in lotta con te e chi no. Tipo, quest'Alfa Romeo, che ce devo fare? Deve passare, senti, sapete che c'è, ragazzi? Tanto sto gran premio. Cioè, voglio dire, ma da un gran premio così, no? Cosa vuoi tirare fuori di buono? Questo gioco è veramente una delusione, comunque. Molto più degli altri anni. Molto più degli altri anni. Non so veramente che pensare. Cioè, stavamo facendo una gara perfetta.
Oggi le frecce d'argento. Quella safety car ci ha bloccato perché non si sa per quale motivo ci ha messo dietro a Bottas. Tutti quelli che erano poco avanti a me, perché erano poco avanti a me, hanno fatto tutto il giro praticamente fino a quasi a doppiarmi. Mi sono ritrovati dietro e ho dovuto lasciare bandiera blu. Mi hanno dato la penalità. IA aggressiva sul bagnato come non si sa che cosa. Cioè Vettel prima ha fatto quella roba lì che io non ho capito. Non lo so. Non lo so. Non è un episodio, è l'ennesimo episodio che vediamo all'inizio della stagione. Questo è un gioco veramente, non dico da rifare da zero, ma bastava riportare il gioco dello scorso anno, lo lasciavano com'era, era meglio di così, era molto meglio di così. Tutti questi problemi lo scorso anno non c'erano, assolutamente. C'era quello della safety car, ma tutto il resto no. Sì, c'era il bug del fatto che la CPU andava fortissimo in qualifica, tutto quello che volete, ma ragazzi, qui le gare diventano. Allora, nel momento in cui iniziano ad esserci doppiati, la CPU non è più in grado di gestire la gara, cioè non diventa il caos, perché poi ci sono bug su bug che falsano tutto. Punto è che le bandiere blu sono buggate, cioè sono buggate, te le dà quando chi ti deve doppiare è troppo distante ancora. La safety car non ne parliamo, è buggata ogni cosa della safety car. Oltre al fatto che non entra, e quando entra abbiamo visto che danni fa. E oltre al fatto, ragazzi, che poi qualcuno mi spiegherà perché inizia a piovere al giro 27, la pista si bagna al giro 40. Spiegatemi com'è possibile sta roba. In tutte le gare, da 5-6 weekend di fila, sempre così il meteo, come se fosse standard, sempre così, che si inizia col sole e si finisce con la pioggia. Mai una volta, per esempio, che è il contrario. Non dico che deve essere sempre sole, perché per carità, ma mai una volta che si inizia con la pioggia e va a asciugarsi, no? Sempre sole e poi a un certo punto pioggia con la pista che si bagna, non si bagna, non si capisce. Boh. Secondo me enorme passo indietro di questo gioco, enorme passo indietro. Tictum 13esimo, non male Tictum. No vabbè dai, è uno scherzo ragazzi, questo è un bug. È un bug. Non è possibile però, non è possibile che tutte le volte è così. Guarda, è sempre lo stesso meteo, è sempre lo stesso meteo. Con lo stampino. Mo però non mi fregano più perché l'ho capito che la pista si bagna dopo 10 giri. Questo me lo ricorderò per Suzuka. Direi che è tutto. Grazie per avermi fatto compagnia, ci vediamo a Suzuka.